Buongiorno ragazzi, o meglio ormai buonasera. Qui, come vedete, siamo in mezzo alle montagne e in mezzo alla neve. C'è un'atmosfera, ragazzi, non bella di più, è incredibile, davvero. C'è veramente un colore spettacolare sul blu, molto molto freddo, come la temperatura del resto. Ci troviamo oggi in quello che credo, se non sbaglio, essere un collegio infantile. E purtroppo non abbiamo molto tempo, questa è la seconda tappa di oggi. E adesso sono quasi le 5, quindi dobbiamo assolutamente riprendere la macchina e tornare a casa, perché oggi ha nevicato, le strade sono piene di neve e guidare con questa neve quando scende il buio, le strade si ghiacciano, è molto pericoloso. Quindi farò questo video, cercherò comunque di farlo il meglio possibile col poco tempo che ho a disposizione. Quindi io spero che questo video vi piaccia e nulla, godetevi questa esplorazione. Ciao ragazzi! Quasi sicuramente era un bancone, probabilmente magari del bar di questo posto, della mensa, insomma. Qua ci sono molti pennarelli. E quella forse una stufa, non saprei dire. Thank you.
Allora, saranno riprese un po' buie, un po' fatte con la torcia perché oltre al fatto che appunto ormai il sole sta scendendo, o meglio è già sceso, inizia a fare veramente buio, ma poi sono tutte praticamente chiuse le finestre di questo posto, le poche che sono aperte insomma non fanno entrare luce a sufficienza. Comunque il posto bene o male è vuoto, o meglio, pieno di oggetti senza alcun tipo di valore storico, diciamo. Ci sono classici letti, mezzi distrutti e comunque qualche mobile, ma nulla di che. E comunque mi ricorda tantissimo a livello di proprio di atmosfera il sanatorio, ragazzi. Veramente molto molto spettrale, ma davvero bellissimo secondo me, almeno a livello di atmosfera. A livello di contenuto purtroppo no, però io spero di riuscire a far trasparire appunto l'atmosfera che si respira tra queste mura, non tanto il posto in sé. Allora ragazzi, è giunto il momento di andare perché si sta facendo veramente buio. Ci lasciamo questo bellissimo edificio alle spalle, passando per questa neve morbida, quindi io spero di avervi tenuto in compagnia anche questa domenica e noi ci vediamo settimana prossima. Ciao ragazzi!